trasformato in caos, in rissa, in una roba, scoppia la cosa, situazione ingestibile, i vicini ne possono più, insomma, tutto quello che i giornali devono scrivere per poi avere quei 150 commenti di odio sotto che ormai siamo abituati a... abituati perché portano click, portano vendite di giornali, quindi capisco che l'industria dei media debba fare così, però metto da parte la mia parte polemica, tornando sulla questione dei fatti, è scoppiata una lite all'interno della, c'è stata una lite all'interno della, del CAS fra una nuova arrivata, fra una ragazza di origine ivoriana e gli altri membri, diciamo, da alcune, una parte delle ragazze, già tre ragazze già presenti all'interno del CAS. Ora premetto che tutta la questione è al vaglio ovviamente delle forze dell'ordine, che dovranno capire quelle che sono state le dinamiche. Noi abbiamo una ricostruzione legata, come dire, a quello che abbiamo visto e alle testimonianze sia all'interno della struttura che poi dopo all'interno della struttura ospedaliera dove è stata trasportata una delle richiedenti asilo. Quindi diciamo, le informazioni che abbiamo noi sono informazioni, come dire, per quanto raccolte sul luogo, sicuramente non sono le informazioni oggettive e definitive che poi chi è intervenuto tra forze dell'ordine e mezzi di soccorso potrebbero aver avuto. Comunque, nella sostanza quello che è successo, c'è stata una lite che non ha comunque impiegato armi contundenti, armi da taglio, cioè non è stata una lite diciamo importante, una rissa, è stata più una lite fisica all'interno per questioni sostanzialmente abbastanza banali, sempre da quello che è emerso dalle testimonianze legate probabilmente all'incompatibilità anche culturale di due comunità diverse, ma nella sostanza probabilmente a delle problematiche di altra natura, però chiaramente non ritengo che diciamo sia opportuno poi condividerle con l'interno, problematiche che chi affronta un viaggio del genere, chi scappa da situazioni di conflitto come si verificano quotidianamente in alcuni paesi africani, possono avere delle conseguenze poi sulla salute delle persone, ecco, diciamo, per capirci, che ha portato poi al deflagrare di questo conflitto. Noi in prefettura, a margine della riunione, quindi all'interno di un ordine del giorno già precostituito, abbiamo chiesto e ottenuto dagli uffici della prefettura il ricollocamento di questa persona che, oltre ad essere una richiedente asilo, è anche la madre di un bambino di 3 anni che era all'interno della struttura, il ricollocamento all'interno di una struttura adeguata a un soggetto che ha certe caratteristiche e sicuramente, come dire, il riportare successivamente alla degenza ospedaliera il soggetto all'interno del CAS sarebbe stato foriero potenzialmente di un ennesimo conflitto. Quindi abbiamo chiesto e ottenuto dalla parte della prefettura il ricollocamento della ragazza che con molta probabilità è stata, come dire, quella che ha fatto deflagrare la lite, e abbiamo incontrato oggi insieme al vice sindaco e all'assessore Spinelli e ai gestori del CAS con due mediatrici culturali, una di lingua inglese e una di lingua francese, le ragazze, per cercare di ottenere alcuni chiarimenti e per ribadire quelle che sono le regole di civile convivenza all'interno di una struttura. Questo, diciamo, per fare una fotografia di quello che si è verificato tra ieri sera ed oggi. Sostanzialmente noi abbiamo all'interno delle nostre strutture circa 70 ragazzi e ragazze fra richiedenti asilo. La quasi totalità di loro hanno stipulato convenzioni e sono attivi in attività socialmente utili. Ad oggi non abbiamo avuto, fatta eccezione per gli eventi ieri sera, denunce o esposti alle forze dell'ordine per problemi di natura di ordine pubblico, liti, violenze. Quindi diciamo, ciò che è successo ieri sera è sinceramente un fulmine a ciel sereno, sicuramente amplificato dai media che, come dire, soprattutto in questo periodo dell'anno hanno bisogno di queste notizie per creare un po' più di enfasi. Però i dati e diciamo, il lavoro che è stato svolto fino ad oggi ci racconta di una realtà che nella sostanza non ha avuto problematiche di convivenza, non ha avuto problematiche di conflitti, ma che anzi sta implementando attività socialmente utili e piano piano,
con l'assessore Spinelli stiamo anche per ampliare la gamma delle attività presenti sul territorio, da Carmignano a Comeana, che sono le zone che vedono la presenza dei richiedenti asilo. Ecco, nella sostanza un po' questo, col prefetto ci siamo, oltre a quanto detto fino ad ora, ci siamo lasciati non solo noi, ma tutti, diciamo, gli altri rappresentanti presenti a quel tavolo, con l'impegno di rivederci il prima possibile, quindi tra fine agosto e inizio settembre, per rifare il punto la situazione su questa nuova forma di gestione del richiedente asilo voluta dalla prefetta. Ecco, questa è un po' la situazione. Ovviamente si è descritto un po' anche il quadro, come dire, internazionale, quindi sembra che con la possibilità di trovare un accordo di pace fra le due fazioni in conflitto in Libia, e quindi la possibilità anche di trovare un accordo per gestire alla fonte i flussi migratori che negli ultimi 3 anni sono arrivati in modo impetuoso e senza controlli sulle frontiere italiane, quindi tutto fa pensare che si possa, da una parte, questo è ovviamente indipendente dalla volontà del nostro prefetto o del sindaco, però tutto fa pensare che si possa riportare ad una gestione sostenibile i flussi migratori verso l'Italia, e che quindi si possa iniziare una gestione anche più costruttiva e più strutturata all'interno delle varie aree territoriali. Scarpitta. Va bene, le solite chiacchiere non mi preoccupano più di tanto, perché nel giro di 5-6 mesi torneremo al governo e di queste questioni ci sarà una gestione molto diversa, e dovranno prenderne atto tante le amministrazioni pubbliche quanto i vari funzionariati che ci sono a giro. Quindi è solo questione di avere un pochino di pazienza. Come gli accordi di Dublino firmati in altri contesti, tu sai bene che con l'accordo fatto da Berlusconi di gente ne arrivava pochissima, ora invece grazie alle ONG e a tutti i vari umanitari che ci sono a giro, ma comunque tanto è solo questione di avere un pochino di pazienza. Poi passi, se per dire stamattina a Firenze uno acchiappa la pistola a un vigile e si mette a sparare, insomma, vale a dire che forse prima o poi anche i vigili impareranno a custodire meglio le armi, o semmai ad usarle. No, invece c'è una questione molto, molto precisa sulla palazzina della misericordia, ex misericordia. Io ricordo al sindaco che quella palazzina è di proprietà comunale, è stata data in comodato gratuito alla misericordia per 2 anni, sono quasi in scadenza, che la misericordia non ne può trarre alcun lucro, come non ne trae, e non si capisce perché una cooperativa che non credo accolga questi richiedenti asilo a gratis, ma riceva dei quattrini, come da accordi e da bandi, continui ad usufruire di una struttura pubblica gratuitamente. Questo è il problema vero. Poi il resto sono altre cose. Ma qui c'è una proprietà comunale di cui un ente che ne trae dei ricavi usufruisce gratuitamente. E questo è il punto. Allora, io vorrei vedere il documento con cui qualche autorità impone questa cosa, perché ha da esserci una cosa scritta, se no c'è una proprietà comunale data a qualcuno che ne trae degli utili, e questo è il problema. Questo è un problema semplice, chiarissimo e da affrontare. Quindi non lo affrontate, e si troverà il modo di farlo affrontare in altre sedi, perché non esiste. Io allora a un certo punto mi organizzo un torneo di calcetto tra squadre di amici e chiedo al comune di darmi gratuitamente gli spazi perché io poi venda dei biglietti
di queste cose. È la stessa cosa. Io traggo l'utile utilizzando una struttura comunale che doveva essere destinata a situazioni di emergenza abitativa. Beh, no, vatti a vedere la convenzione. Sentite, non ci prendiamo in giro, eh? Qui si andrà direttamente alla Corte dei Conti e vediamo cosa ne pensano loro. C'è una convenzione molto precisa che dice delle cose molto precise. Ed è bene che non andiate a raccontare in giro che così va tutto bene. Non va bene per niente. Non va bene per niente. No, te non rispondi perché l'interrogazione è al sindaco, quindi... Ancora non avete vinto, il diritto di libertà c'è ancora, Mauro, C'è ancora libertà in questo paese, Mauro. Nonostante il linciaggio mediatico e tu lanci sulle persone, c'è ancora il diritto di parola, eh? Misura... Prego, Assessore Spinelli. Allora, la questione della palazzina della misericordia è stata data, come diciamo noi abbiamo ereditato la consuetudine adottata dal precedente, dalla presente amministrazione, che già nell'estate precedente del nostro arrivo, quindi 2015, aveva detto sì alla prefettura a usare una struttura, la struttura, quindi poi dopo la misericordia aveva acconsentito, visto che la gestione era la sua, per l'emergenza umanitaria. Infatti quello è un CAS, quindi è un centro per accoglienza straordinaria legata a un'emergenza umanitaria, va sotto gli occhi di tutti. Poi se te la vuoi chiamare in un altro modo, se non emergenza umanitaria, io la vedo così e la chiamo così, te definisci in un altro modo. Comunque ci sono delle persone, flussi esasperati di persone enorme di persone che sbarcano in Italia e sono da ridistribuire in tutto il territorio dei comuni che hanno la coscienza di accoglierli. Allora, lo scorso anno noi eravamo appena arrivati, io ricordo la prima seduta in prefettura, perché ogni settimana andavamo in prefettura e ora un pochino meno perché questa prefetta ha un altro tipo di lavoro, un metodo di lavoro, ma insomma ci siamo molto spesso anche quest'anno. Ci chiese se il comune aveva a disposizione delle strutture per le emergenze. Noi, in memoria di quello che era stato, e ci chiese in particolare la palazzina della misericordia. Quindi noi ci si mosse con la misericordia per capire se loro potevano aprire in emergenza, quindi a tempo molto determinato, quella palazzina. Loro dissero di sì, ma che non se la sarebbero sentita a gestire delle persone, perché sono persone da gestire con determinate esigenze. Allora chiesero semplicemente per vicinanza alla cooperativa più vicina, che già faceva questo tipo di lavoro, ossia in questo caso Humanitas, se poteva gestire le persone, quindi il mangiare, il portarli a fare corsi, il portarli a fare controlli sanitari, il portarli alla questura, è una cosa molto complicata. Il guadagno si proverà a chiedere a Humanitas se ci mette nero su bianco quanto prende e quanto spende, perché loro sono chiarissimi in tutto, noi l'abbiamo già guardato in maniera ufficiosa, ufficiale, ma non da portare in consiglio perché non è una roba nostra, si chiederà a Humanitas di farlo. Io penso non abbia nessun problema. Il problema è che appunto questa emergenza che doveva finire a ottobre dell'anno scorso è continuata per evidenti problemi italiani e europei a gestire le persone che stanno continuando a sbarcare, e l'Italia è sola, qui si può cominciare ad aprire tutti i discorsi panegirici politici più alti, ma che alla fine qui c'è da gestire, diciamo, l'ultima ruota del carro e ci arriva tutta le belle cose addosso. Allora, nel frattempo però, consci che quella non è una struttura che può durare ancora a lungo ad accogliere una situazione del genere, abbiamo chiesto e ottenuto da Humanitas, anche perché la misericordia dovrebbe tornare a usufruirne, lo statuto dice non emergenza abitativa, ma basta che sia a uso caritatevole. In questo caso mi sembra che sia una questione umanitaria, al di là che siano neri, bianchi, gialli o arancioni, sono persone disperate e quindi sono lì. Non è che si stanno divertendo, nessuno fa le partite di calcetto, di burraco o le sfilate di moda, sono persone che hanno bisogno di dormire, di mangiare, e noi si sta cercando di aiutarli. Allora, comunque, se è già stato chiesto al Presidente della Misericordia, dal Presidente della Misericordia e dal Sindaco,
di trovare un'altra sistemazione a Humanitas. Humanitas si è già mossa, non è così semplice, ecco, trovare chi dà le case per questo scopo. So che ci sono delle trattative in corso, non si erano trovati d'accordo su varie questioni, però ci stanno continuando a chiedere. Magari potessimo dismettere domattina la palazzina e renderla, vorrebbe dire che è passato tutta l'emergenza, che mi sembra che invece è passare aumenti. Quindi la convenzione ne avevamo già parlato qui in consiglio, l'avevamo già riletta, ora io do un po' a memoria, bisognerebbe che me la riguardasse, però mi ricordo che già ci avevi fatto questa domanda e già ti avevamo risposto anche sulla questione proprio del tipo d'accordo, della scadenza, insomma, questo era già stato affrontato. Poi che altro tipo di, che altra domanda a cui non ti ho risposto? Insomma, è così, questo tu lo sai, questa è la nostra posizione. Io accetto le critiche, però noi ci sentiamo di continuare a sposare l'accoglienza in dignità e si cerca di fare il possibile affinché questa dignità venga mantenuta. Poi quando avvengono episodi come quelli di ieri, si corre tutti lì, si fanno le ramanzine, si minacciano le persone perché se non rispetti le regole vai a casa, e questo è stato detto, perché non c'è buonismo in buonismo. Queste non hanno rispettato le regole di convivenza e sono con la spada del diavolo sulla testa, punto, per tornare a casa, perché esci dal sistema dell'accoglienza se violi le regole. Questo gli è stato detto, gli è stato spiegato e lo sanno. E io mi sembra di... questo è quanto, insomma. Procediamo quindi con... i punti all'ordine del giorno. Dobbiamo inserire la valutazione di un'osservazione che non è stata valutata allo scorso consiglio, che è già inserita nella variante al piano strutturale. Ora, io ho saputo oggi pomeriggio, quindi non so spiegarvi questa cosa e passo la parola all'assessore Paoletti che la spiegherà. Sì, buonasera, si tratta semplicemente di un errore materiale, cioè è stata registrata due volte con il numero 94, due osservazioni diverse, e poi questa è stata enumerata 96 e sembrava che la 94 ci fosse e questa non c'era. Si tratta di un'osservazione molto semplice, cioè proponeva la riperimetrazione di un'area urbana. L'area urbana era un'attribuzione alla destinazione R1B, e degli edifici invece erano stati definiti R1A1, praticamente in tutela. Praticamente questa osservazione non è pertinente, si tratta di area urbana, ma soprattutto nella richiesta che è stata fatta vengono inserite più proprietà, cioè le proprietà che hanno richiesto, che sono Villigiardi, leggo Villigiardi, praticamente hanno inserito proprietà invece di più persone, quindi non è ricevibile in quanto non c'è la partecipazione di tutte le altre persone che hanno all'interno della proposta che è stata fatta le loro proprietà. Quindi praticamente, se volete, questa vi è arrivata, non vi è arrivata, era stata mandata oggi, non me lo ricordo. Era stata mandata questa, segretario, sì. Io la leggo, ve la leggo praticamente la valutazione, la osservazione numero 96, residente Villigiardi Claudio e Villigiardi Lucia. Sì. Praticamente è una valutazione non pertinente, cioè l'attribuzione a destinazione R1B agli edifici facente parte dell'area distante Villa Renacci, identificata erroneamente la siglatura R1A1 come da planimetria allegata all'osservazione. Il parere tecnico che viene proposto è: l'area oggetto dell'osservazione non è compresa nella presente variante e pertanto non è accoglibile. Si osserva inoltre che non sono chiaramente identificabili le proprietà. Si rileva conflitto fra la parte evidenziata nella mappa catastale e l'area di intervento indicata nell'allegata proposta di modifica, che coinvolge ulteriori particelle catastali in cui i proprietari non hanno sottoscritto l'osservazione
la presente osservazione. Si sottolinea tuttavia che la destinazione rimane quella prevista nella NTA e il vincolo riflesso della Villa Rinascita sugli edifici circostanti. È stato un errore nella denominazione dell'ufficio, e per questo la 94 sembrava, questa era stata chiamata 94, c'erano due chiamate 94, sembrava presente perché c'era la 94, questa non era stata messa, ma una valutazione, insomma, il cui parere è non pertinente, essendo appunto interessando proprietà di altre persone che non avrebbero il permesso di fare la richiesta stessa. Ci sono interventi? Parli con il microfono, per favore. Parli con il microfono, Mauro. No, ho detto, sarebbe difficile intervenire su una cosa di cui non ho capito nulla. Sembrava uno scioglilingua, lo prendiamo per buono. Prego, Paoli. Villa Rinacci, sappiamo qual è. Villa Rinacci è stata perimetrata in tutela, va bene? E ha nella sua perimetrazione tutto quel borgottino di Villa Rinacci, va bene? Una di queste case, che è nel borghettino, ha chiesto di levare tutta l'area dalla tutela. Quindi, avendo chiesto non solo per sé, ma avendo chiesto per tutti, essendo tra l'altro in area urbana, che non fa parte di questa variante, non la possiamo accogliere perché fa una richiesta che in qualche modo lei del diritto degli altri di poter esprimere la propria opinione, capito? Se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione dell'osservazione numero 96. Valutazione non pertinente. Favorevoli? Nove. Contrari? Nessuno. Astenuti? Quattro. Passiamo al punto numero 3, a questo punto, dell'ordine del giorno, variante al piano strutturale ed al regolamento urbanistico. Votazione, osservazione, conclusione del processo decisionale ai sensi dell'articolo 27, legge regionale 10 del 2010, approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale toscana 65 del 2014. Passo la parola all'assessore Paoletti. Allora, siamo arrivati alla fase finale di questa variante. Io devo dire la verità, è una variante che abbiamo già visto altre volte, ereditato dalla precedente amministrazione, una variante che è iniziata il 20 aprile 2016, quindi una variante che portiamo in fondo dopo un anno e qualche mese, 4 mesi, 5 mesi, e penso che sia un tempo secondo me dignitoso per le varianti urbanistiche, anche se pensavo francamente, come avevo già detto l'altra volta, di riuscire a farlo prima, e pensavo che saremmo riusciti a finirlo prima. È una variante importante, è una variante importante perché tutela il nostro territorio aperto, è una variante importante perché scheda tutte quelle che sono le, come abbiamo visto l'altra volta nelle diapositive, le case sparse del territorio aperto, molte delle quali sono per noi, diciamo, un patrimonio culturale, architettonico importante del nostro territorio. È una variante che ci porta a tracciare una linea veramente di tutela e ci dà gli spunti per lavorare ancora meglio per garantire sì al nostro territorio una, in qualche modo, un'evoluzione, ma anche una ferma conservazione dei nostri beni. Non voglio dilungarmi più di tanto, già ne abbiamo parlato l'altra volta in occasione delle osservazioni, già l'abbiamo guardata insieme.
Volevo spendere alcune parole di ringraziamento, stasera non è qui, ma l'altra volta è stato qui con noi, ci ha spiegato tutte le osservazioni. Volevo ufficialmente ringraziare l'architetto Alessandro Bertini, che ha preso a cuore questo territorio e che con tanto impegno cerca di aiutarci nella tutela dei nostri beni. Volevo ringraziare l'ufficio, volevo ringraziare l'ingegner Leonardo Mastropieri, tutto l'ufficio che si è dato da fare e che ha lavorato per riuscire ad arrivare in tempi celeri a questa cosa. Credo che questa variante sia importante, ridà spazio a delle alla possibilità anche dell'imprenditore agricolo di lavorare sul nostro territorio con più serenità, con più celerità. È una variante che aiuta soprattutto chi lavora nel settore agricolo e credo che aiuti soprattutto noi nel tutelare il nostro territorio. Credo che dovremmo lavorarci sopra, dovremmo riuscire a dare presto dei tipi di intervento sulle case coloniche, sulle case del territorio sparso, perché da questo, dalla tutela che riusciremo a dare, dipenderà un po' quello che è la nostra storia e dipenderà anche quella che è la nostra capacità di tutelare questo paesaggio. Io niente, ho finito, non volevo introdurre, volevo prolungarmi, penso ci sarà occasione comunque ancora. Volevo ringraziare anche le commissioni, la commissione urbanistica ha lavorato bene, velocemente, due volte siamo riusciti a preparare tutto. Grazie a tutti. Ci sono interventi? Prego, Scarpitta. Ma io, come ho già detto altre volte, vi invito a riflettere su questa monotematicità agricolo-paesaggistica, che è una cosa molto bella, ma che di posti di lavoro ne crea pochi. Allora, in un contesto non di rimettersi a fare le maglie o le tintorie, ma considerando che gli sviluppi di industrie avanzate in altri paesi e in altre aree ci sono, credo che l'idea di una reindustrializzazione del territorio sia la condizione indispensabile per creare posti di lavoro. Se no, si resta a quello che si è ora, cioè che è un territorio in cui si viene in larga parte a dormire e poi si va a lavorare da altre parti. E Carmignano produce ogni anno un numero crescente di laureati e diplomati, nessuno di questi ha praticamente la benché minima possibilità di avere sbocchi sul territorio. Quindi è un processo lungo, è un processo difficile, ma è un processo da tenere presente. Se si continua invece solo a pensare in termini molto idilliaci, molto belli, molto romantici, di uno sviluppo fondato sul settore primario, ecco, io credo che alla fin fine il declino diventa quello di un paese per vecchi. Sostanzialmente un paese per vecchi, se non si riavviano processi di modernizzazione. Accennava prima l'assessore Paoletti al discorso delle... Ma si sente? Sì. Al discorso delle case sparse del territorio aperto, dovremmo ricordare che con le nuove tecnologie quello che oggi si può fare a New York si può fare nello stesso minuto in cima a Sant'Alluccio o da altre parti, in molti settori avanzati. Quindi proviamo a pensare anche in questi termini, se no, ripeto, ci ancoriamo sempre e soltanto a una visione che a mio parere non porta molto lontano. Siccome uno poi
a mezzogiorno a cena non è che può mettere in tavola una fetta di paesaggio o un pezzo di cielo azzurro, proviamo a pensare se non sia il caso di rimettersi seriamente a pensare a una reindustrializzazione delle zone che già ci sono, non è mica di mettersi a costruire nuove fabbriche. Ci sono intere fabbriche, sapete, e chiudo, che ad esempio è un processo che Montemurlo sta avviando pesantemente nei confronti di Prato. Poi non è che Montemurlo si sia messo a costruire nuove fabbriche. È anche vero però che se andiamo a Montemurlo vediamo che gran parte dei capannoni sono coperti di pannelli fotovoltaici, vuol dire che si sta andando a un altro modo di fare industria. Ma è un modo che a quanto pare sta attirando anche terziario, anche altre attività, perché dove ci sono soldi, dove girano soldi in modo diffuso, crescono anche attività. Ecco, io ho qualche perplessità invece su certe visioni. Poi tra l'altro, e concludo davvero, sono ipotesi soggette a mille imprevisti, dal baco che distrugge i fichi a un clima che ti liquida produzioni intere. Ecco, cominciamo a ripensare in quei termini, che no, uno non esclude l'altro, ma solo guardare da una parte se non ci sono altri interventi si procede alla votazione. Prego Paoletti. No, ringrazio il consigliere Scarpetta per gli stimoli dati, sono contento di questa cosa. Rispondo un po' a mezzo tra l'assessore all'urbanistica e quello dell'attività produttive. Cioè quello che dice Scarpetta è plausibile, cioè nel senso lo sguardo domani anche le nostre aree industriali è fondamentale. Ora la variante, come Scarpetta sa, perché tra l'altro è commissione urbanistica, è una variante che riguardava il territorio aperto, quindi la parte agricola, non la parte dell'altro. Però devo dire la verità, noi abbiamo delle aree industriali molto interessanti, in cui nell'ottica delle aree industriali si può pensare nella prossima variante, dovremmo fare una variante del regolamento della legge 65, per cui sarà una variante generale su cui si potrà parlare di tutto. E devo dire che effettivamente questa ottica è importante, cioè rinnovare, ripensare le nostre parti industriali che abbiamo, che oggi erano fuori da questa cosa, ma che sono all'interno del nostro territorio, che sono come ANAS e ANO, insomma, così in ottica di rivalutazione nell'offerta del territorio della provincia è importantissimo. Quindi veramente stiamo pensando e studiando insieme al sindaco, insieme alla giunta, delle azioni che portino domani al rilancio di queste aree, come è successo, mi diceva il consigliere Scarpetta, sull'area di Montemurlo, che obiettivamente si è rilanciata e ha trovato il modo di adeguarsi a delle richieste. Vabbè, quindi no, questa cosa non l'abbiamo ben presente, siamo contenti che sia una cosa, tanto così ci potremmo confrontare tranquillamente in commissione urbanistica, e sono contento che insomma verrà fuori prossimamente negli incontri, insomma. Aggiungo solo una battuta: il secondo esportatore mondiale di prodotti dell'area agricola è l'Olanda. Vi invito a fare una riflessione su questo dato. Prego, sindaco. Diciamo, l'ottica in cui, rischio di essere un po' ripetitivo, l'ottica in cui ci stiamo muovendo l'amministrazione è un po' quella che citava prima Francesco, e non è alternativa a quello che dicevi te prima Mauro. Cioè ovviamente, come dire, questa variante ha trattato, come dire, questioni abbastanza specifiche del nostro territorio aperto e del territorio agricolo. Questo non è alternativo appunto a un lavoro identico rispetto alle aree produttive che sono presenti e importanti sul nostro territorio. Non so se come Montemurlo, ma tutta l'area industriale di Seano e l'area industriale di Comiana sono due aree produttive abbastanza importanti e connesse su una viabilità principale che le lega alla zona produttiva pratese. Quindi
sono il materiale su cui lavorare, ce l'abbiamo. L'ottica in cui ci vogliamo muovere dall'agricoltura all'industria ovviamente non è l'ottica, come dire, di rilanciare su basi vecchie la nostra idea di sviluppo agricolo o industriale. Lo sviluppo agricolo che noi stiamo pensando e su cui questa variante si vuole muovere, come dire, di dare pieno compimento a quell'idea agroturistica che, diciamo, sul nostro territorio forse è nata più per l'ambizione o per lo sforzo di qualche imprenditore che per gli strumenti messi a disposizione per trasformare e allo stesso tempo tutelare il nostro territorio, che non è l'agricoltura di prima, cioè non è l'agricoltura degli anni 80, degli anni 90, è un'agricoltura su basi completamente diverse, sia qualitative che in ottica anche di sostenibilità e quindi anche di mercati che si vuole andare a individuare. Così come sul lavoro che stiamo facendo con l'assessore all'attività produttiva e con la giunta e che condivideremo con tutto il consiglio comunale per quanto riguarda le aree produttive. Ovviamente l'idea è quella di rilanciare su basi nuove lo sviluppo industriale, legando alla connettività, legando a un'idea di distretto detox che si muove su aree produttive innovative di qualità, come in qualche modo ha fatto anche il comune di Montemurlo. Quindi diciamo, oggi con l'approvazione di questa variante si inizia a fare un primo passo, cioè si inizia a dare al nostro territorio degli strumenti per un cambiamento concreto, quindi che si affianca alla volontà di alcuni imprenditori che hanno investito e stanno investendo sul nostro territorio per quanto riguarda la parte agricola. Da completare, non credo che con questa variante si sia completato il processo di trasformazione della parte agricola del nostro territorio. Indubbiamente si vuole portare avanti la trasformazione, la rigenerazione delle aree produttive del nostro territorio, cioè non è che noi, come dire, completata questa variante lasceremo tutto come sta sulle aree produttive, è uno dei nostri principali obiettivi. Procediamo alla votazione. Variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico. Votazione, osservazioni, conclusione al processo decisionale ai sensi dell'articolo 27, legge regionale 10-2010, approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale Toscana 65 del 2014. Favorevoli? 9. Contrari? Nessuno? Astenuti? 4. Procediamo con il punto numero 4, conferimento della cittadinanza onoraria ad Antonino Di Matteo, mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Passo la parola alla consigliera Mazzuoli. Se vuoi leggere te la mozione, poi la motiviamo. Come vuoi te, sì, si legge? Bene, okay. Sì. Oggetto, conferimento della cittadinanza onoraria ad Antonino Di Matteo. Premesso che il Movimento 5 Stelle di Carmignano vuol far emergere con un atto condiviso la vicinanza e solidarietà a chi, nell'esercizio delle sue funzioni e per il bene della collettività, in veste di magistrato della Repubblica Italiana, si pone a servizio dello Stato, mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi familiari per combattere la mafia. Considerato che Antonino Di Matteo, detto Nino, è un magistrato italiano, nato a Palermo nel 1961, è entrato in magistratura nel 1991 come sostituto procuratore presso la DDA di Caltanissetta. Divenuto pubblico ministero a Palermo nel 1999, ha iniziato ad indagare sulle stragi di mafia in cui sono stati uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle rispettive scorte, oltre che sugli omicidi di Rocco Chinnici e Antonino Saetta. Per l'omicidio Chinnici ha rilevato nuovi indizi sulla base dei quali riaprire le indagini e ottenere in processo la condanna anche dei mandanti, riconosciuti in Ignazio e Antonino Salvo, mentre per l'omicidio Saetta otteneva l'irrogazione del primo ergastolo per Totò Riina. In seguito alle minacce ricevute, Di Matteo è stato sottoposto ad eccezionali misure di sicurezza, annunciata alla stampa dallo stesso ministro dell'interno Angelino Alfano nel dicembre del 2013, elevando il grado di protezione al massimo livello.
Ritenuto che ogni comune italiano ha l'onere di trasmettere un messaggio forte, chiaro e inequivocabile di grande solidarietà a Nino Di Matteo, ed a tal proposito ogni consigliere comunale, nell'esercizio della funzione che svolge di rappresentanza di ogni cittadino di Carmignano, che Carmignano non può lasciare solo questo coraggioso magistrato, dovendo piuttosto sostenere la mozione senza porre veti in ragione di mere appartenenze politiche. Preso atto che Nino Di Matteo ebbe a dire: lo Stato ci dovrebbe mettere in condizioni adeguate per lottare contro la mafia, e il salto di qualità che occorre fare sarebbe un aiuto da parte dei politici, ma nei fatti non vedo nessuna volontà politica. Molti politici definiscono noi magistrati come dei politicizzati, dei protagonisti egocentrici. Sono gli stessi politici che adesso parlano bene di Falcone e Borsellino, quando un tempo loro dicevano di loro, lo dicevano di loro. Si impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi per il conferimento ad Antonino Di Matteo, detto Nino, della cittadinanza onoraria. Mi fermo perché è finita la cassetta. Si impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi per il conferimento ad Antonino Di Matteo, detto Nino, della cittadinanza onoraria, e ad esporre sul palazzo comunale uno striscione da richiedere al movimento delle agende rosse, che dichiari tale impegno, esprimendo con questo gesto vicinanza, piena solidarietà, senso civico e morale di una comunità che intende rendere omaggio ad un uomo, simbolo di un'Italia che con dedizione, impegno e senso del dovere porta avanti il proprio lavoro nella ricerca della verità e per il trionfo della legalità, pur conscio dei rischi e delle pressioni che minano la serenità e la sicurezza sua e dei suoi cari. Tutto ciò considerando che mai, come adesso, l'infiltrazione mafiosa è stata rilevata anche in Toscana, come testimonia la DNA nel suo rapporto annuale parlando della presenza nella nostra regione di infiltrazione di Camorra e 'Ndrangheta. Prego, consigliera Mazzuoli. Prendi il microfono, per favore. La mozione riassume un po' quelle che sono le motivazioni, e per, diciamo, rinforzare ancora quello che c'è nella mozione, volevo dire che quello che è importante, sarebbe importante di questo atto, è che aiuterebbe prima a prendere consapevolezza, appunto, che quello della mafia non è un problema lontano da noi. E poi è in primis perché il magistrato Nino Di Matteo merita questo riconoscimento, e lo merita per l'impegno che sta mettendo nel suo lavoro, lo merita perché a causa del suo impegno è stato condannato a morte da Totò Riina, che ha proprio detto, sono parole testuali, gli voglio far fare una fine peggio di Falcone, gli voglio far fare la fine del tonno. Se lo merita perché è grazie a lui se il sacrificio di Falcone e Borsellino non è stato inutile, e grazie a lui c'è una ricerca vera e costante e concreta di giustizia per tutte le vittime della mafia. Questo, insomma, è il punto principale. Credo che dandogli la cittadinanza onoraria abbiamo una grande opportunità, e cioè creare a Carmignano quello che sono parole di Borsellino, e con queste vorrei chiudere, creare a Carmignano quello che Borsellino riteneva fondamentale nella lotta alla mafia, e leggo le parole di Borsellino. La lotta alla mafia deve essere anzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Io vorrei un emendamento alla Costituzione. Ok, la consigliera Cecconi propone un emendamento alla mozione dei 5 Stelle. Prego, consigliera Cecconi.
Allora, con la presente si propone di emendare la mozione dal titolo conferimento della cittadinanza onoraria ad Antonino Di Matteo con le seguenti modifiche. Sostituzione del titolo presentato con il seguente. Istituzione di una commissione consiliare temporanea per la realizzazione di una giornata nel comune di Carmignano contro le mafie e per il conferimento della cittadinanza onoraria ad Antonino Di Matteo. Di sostituire la dicitura premesso che il Movimento 5 Stelle di Carmignano vuol far emergere con la dicitura premesso che il Movimento 5 Stelle di Carmignano e il gruppo consiliare Idee per Carmignano vogliono far emergere. Eliminare la dicitura dovendo piuttosto sostenere la mozione senza porre veti in ragione di mere appartenenze politiche. Aggiungere alla dicitura ad attivarsi per con ad attivarsi per l'istituzione di una commissione consiliare temporanea composta da 6 membri, 3 appartenenti alla maggioranza e 3 all'opposizione, che lavori alla programmazione di una giornata da realizzarsi entro il 28 febbraio 2018 nel nostro comune al fine di testimoniare l'impegno del Consiglio Comunale contro tutte le mafie. In tale giornata saranno previsti incontri con gli studenti delle scuole, intitolazione di un'opera pubblica a Falcone e Borsellino, organizzazione di un convegno con esponenti di spicco di lotta alle mafie e il conferimento ad Antonino Di Matteo, e poi continua con il resto. Per noi è importante questa cosa perché anche secondo noi è importante conferire la cittadinanza, ma ci piacerebbe che questa cosa fosse all'interno di un progetto un pochino più grande, appunto con così il coinvolgimento delle scuole e quindi dei ragazzi per far capire ai giovani l'importanza della lotta a tutte le mafie e per far capire a loro realmente il lavoro che fa Nino Di Matteo, altrimenti ce ne rendiamo conto solo noi adulti, e fargli anche capire magari chi erano Falcone e Borsellino, perché ce lo ricordiamo noi, ma ragazzini di 12-13 anni magari non lo sanno, ecco. Ed è una proposta che ovviamente noi facciamo di poter condividere insieme a voi, quindi portarla avanti insieme e costruire insieme in questi mesi, quindi comunque entro il 28 febbraio questa giornata. Io chiederei 5 minuti di sospensione per poter parlare un attimo e valutare. Ok, bene. Sospendiamo 5 minuti.